Allora, questa è una video lezione, un video anomalo, particolare. Trinomi di secondo grado versione live, dal vivo. Che cos'è? È un video che registrammo nell'allora seconda Q, che quest'anno è una classe che va alla maturità, è una quinta, quindi una roba di 3 anni fa. Per provare a vedere se si poteva fare delle video lezioni anche registrate in aula. Abbiamo cercato di organizzare le cose in maniera che ci fossero diverse persone, almeno erano tre, con i cellulari o la macchina fotografica che faceva i video, eccetera. Volevo fare in modo che si potessero montare diciamo pezzi ripresi da varie angolature. Un ragazzo della seconda Q, Luca, era un mago del montaggio video, quindi era in grado perfettamente di fare queste diavolerie qua, e infatti vedrete all'inizio e alla fine anche come conclusione che c'è una copertina, diciamo così, spettacolare rispetto alle mie tecniche. È molto al di sopra. Ci furono alcuni problemi tecnici. Per esempio, Luca stesso con la sua macchina si accorse solo dopo che quando azionava lo zoom si perdevano almeno un mezzo secondo di frame di registrazione, per cui vedrete che c'è qualche, diciamo, imperfezione di questo genere. In più, io non devo dire che non rimasi neanche soddisfatto da come presentavo la cosa in maniera troppo veloce. Non so, avevo paura di far brutta figura, non so, sono andato sparato. Questa è la video lezione sul secondo grado, l'ho poi fatta in maniera tradizionale l'estate dopo, e c'è nel solito indice. Si aggiunge questa qua per curiosità. Tutto sommato, vedere Profincubus come profincubava nelle classi è una cosa curiosa, ed è poi un bel ricordo anche per la ex seconda Q, che adesso è arrivata alla fine del ciclo liceale. Ok. Buona visione con il trinomio di secondo grado dal vivo. Vai. Oggi facciamo un argomento nuovo che riguarda le equazioni di secondo grado e in particolare questo affare qui. Che cos'è questo? È un tre monomi diversi, non simili, di secondo grado. Si chiama trinomio di secondo grado. Il titolo è trinomio di secondo grado. Lo trovate sul programma. E in particolare di questo trinomio studiamo la possibilità di trasformarlo in fattori. Ok? Perché voi sapete che molto spesso nelle espressioni algebriche è comodo, se abbiamo le cose, c'è una frazione, il fattore di sopra col fattore di sotto sono uguali, si semplificano, mentre invece quando sono così, un monomio sommato all'altro, non posso fare semplificazioni del genere. La scomposizione, il vero titolo non c'è posto per scrivere, è la scomposizione del trinomio di secondo grado. La scomposizione avviene così. Precisazione. Solo se, quale sarà il solo se? Qualcuno lo sa? Delta è maggiore o uguale a zero, giustamente. Quindi questa cosa vale solo se il delta è maggiore o uguale a zero. Quindi la prima cosa che faccio, prendo A, B, C, mi faccio il delta, se è negativo, dico, pazienza, non si può, ok? Se si può, questo deve venire. Nelle formule
del prossimo test in cui dovete mettere invece di prodotto notevole ci saranno il delta e la soluzione di 9 secondo grado. Posto così, cioè il fattore della x al quadrato che moltiplica due differenze, ci sono due parentesi con dei le differenze sono x meno x1, x meno x2. La x è la variabile. E cosa sono x1 e x2? No, le soluzioni dell'equazione associata. Perché c'è una equazione associata. Che ovviamente è quella che abbiamo studiato, no? È la ax al quadrato più bx più c uguale a 0, che se solo se il delta è maggiore o uguale a 0, solo se ha due soluzioni date da questa famosa formula risolutiva, di cui voi sapete che c'è anche la formula ridotta nel caso che il d sia per 2. In un'espressione potrebbe essere al numeratore o al denominatore di una frazione algebrica in cui voglio vedere se posso semplificare qualcosa sopra e sopra. I singoli termini di una somma non possono mai semplificarsi in una frazione, ma se io riuscissi a avere il numeratore tipo così, sarebbe possibile, magari, se c'è un fattore, un binomio tra parentesi uguale a quello che mi viene. Allora cosa faccio? Mi trovo il delta. Se il delta è positivo o anche zero, io sono in grado di fattorizzare il trinomio. Mi costa la fatica, dopo trovate il delta, anche di trovare x1 e x2, ma poi mi metto qua e ho risolto il mio problema. Ma che serve se una volta che sappiamo di 0 posso trovare x1 e x2? X1 e x2 non in questa forma qua. Ah, è solo un altro modo di scrivere. Sì, perché si può scrivere così o si può scrivere in questo modo. E facciamo subito un esempio. Facciamo un esempio con un trinomio vero. Per esempio, ci sono dei casi in cui in realtà è un prodotto notevole. Se sei abbastanza bravo lo vedi. Se però non sei bravo da vedere il prodotto notevole, col trinomio di secondo grado scopri che è un prodotto notevole. Vi faccio un esempio. X al quadrato meno 2 radice 3 x 3, chi è che riconosce il prodotto notevole? Alzi la mano. Nessuno, neanche la più brava. Ah, Carlotta, che prodotto notevole è? Non si sicura, ma detta. Potrebbe essere A. Silenzio, no, qui la A non c'è. Che è sì, x, non so. X meno 2 radice quadrata di 3 alla seconda. X meno radice 2. No, x meno radice di 3. Esatto. Allora, questo è il quadrato. Questo quadrato, x al quadrato diventa questo quadrato diventa 3, il doppio prodotto è quello. Però non è facile vederlo. Mettiamoci nei panni della maggior parte delle persone, me compreso, che magari non vede il prodotto notevole. E com'è possibile vederlo? Se io provo a scomporre questo meccanismo qua, prima cosa cerco il delta, che è delta x quadrato meno 4ac, non ho fatto lo schemino, a uguale a 1, b uguale a meno 2 radice, numero strano, e c uguale a 3. Dimmi. Mi chiedono cosa serve la radice, cioè la formula sotto. E la vediamo adesso, abbiate pazienza. Un attimo, non distraetevi. Allora, mi trovo un b che è uguale a questa roba qua. Sono capace di fare il quadrato di questo? Sì. Tanto viene positivo, meno 2 radice 3 diventerà comunque un più. 2 radice 3 sono due fattori, di elevo tutti e due al quadrato. Il 2 diventa 4, il radice 3 diventa 3. 3 per 4? No, questo è 12, d'accordo? Sì. Meno 4 volte la A è 1 e il C è 3. Fortuna. 4 per 1 per 3. 12 meno 12 fa 0. Wow. Abbiamo un fortunato. E perché fortunato? Perché nel famoso formulone il più radice delta, se 0 non c'è neanche soluzione, ma me ne viene una sola. Allora,
1, 2 uguale, sotto c'è meno b più o meno radice delta, noi sappiamo che questo è 0 e quindi rimane solo meno b su 2a. Allora, meno b, b è un negativo di radice 2 radice 3, quindi meno b è il positivo, scrivo 2 radice 3. La a vale 1, 2 per 1 fa 2, i due vanno via e viene solo radice 3, ok? Nell'esempio la formula 1, giusto? È x meno x1, x2 sono uguali radice 3. Sì, sì, sì. Un'altra volta no, metto al quadrato, quindi vedete che è uscito fuori anche se non l'abbiamo visto. Supponiamo che io non riesco a avere l'intuizione e capire se un prodotto notevole, faccio la scomposizione del trinomio secondo grado nei fattori e mi viene evidente un prodotto notevole e sono contento. Una mia... avere scomposto in fattori un trinomio è comodo nel caso che ci sono fare, per esempio in una frazione, se questa roba fosse una frazione di questo tipo qua, immaginate di avere questo fratto x meno radice 3. A vederlo non si capisce cosa si può fare. Sicuro che non si possono semplificare questa x con quelle sopra o questo radice 3 con questo. Perché? Perché le semplificazioni non si fanno mai con gli addendi, insomma, non è sbagliato. Vedere così non si vede nessuna possibilità. Se io so che quella roba lì è scomponibile, diventa questo, capite che posso semplificare? Sì. Ce n'è due sopra, uno sopra, uno sotto, va via tutto, questo va via così e il risultato è solo x meno radice 3. Ah. Domande? Quale devi dare? Questa è la formula da studiare che devi studiarti. E serve, hai visto che l'ho applicata, quando mi sono trovato il delta era maggiore o uguale a 0, mi sono trovato l'x1 e l'x2 che coincidono col valore radice 3, quando le sostituisco vengo a scoprire qual è la maniera con cui questo trinomio può essere scomposto in fattori. In questo caso particolare sono due fattori uguali, ma fossero diversi, fossero x-3 in parentesi per x di 2 chiuso in parentesi, sono due fattori. Io ho un trinomio di secondo grado scomposto in un prodotto di due binomi. Quindi serve attivare il prodotto notevole? In questo caso è un prodotto notevole, in questo caso. In un altro caso facciamolo al contrario, prendiamo da x di 2 per x-1, ok? Questi due fanno x4, questo e questo fa meno x, questo e questo fa 2x e questo fa meno 2. Metto assieme questi e ottengo x al quadrato meno, anzi più x meno 2. Questo trinomio qua io l'ho ricavato facendo al contrario, partendo da due fattori e vedere cosa viene. Ma se io parto dal trinomio, come faccio a scomporlo? Devo fare questa uguale a x più 2 per x più 2. Una domanda? Nessuna domanda? Adesso interrompiamo.